Bullseye. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Nero 2 Nuzlocke Challenge. Ok ragazzi, rieccoci, siamo qui più forti di prima. Non è cambiato un cazzo, c'è sempre Ken al livello 6. E niente, mi avete lasciato un sacco di mi piace al primo video della serie e sono felicissimo. Quindi mettetene ancora di più, lasciatelo adesso un like, arriviamo a 500. Il prossimo episodio ve lo faccio da un'ora, faccio lo speciale magari pure in live, va. Se questo video supera i 513 like, faccio un live di un'ora su Pokémon Nero 2. Vai. Ok, andiamo avanti nella storia. Che questo qui probabilmente cattureremo i primi uno o due Pokémon, dipende dai percorsi che riesco a fare. E poi nel prossimo episodio ci spacchiamo già la prima palestra. Ovviamente allenerò i Pokémon in off-camera, li porterò tutti. Li porterò tutti verso il livello 15-16 e poi andrò a sfidare la prima palestra, che mi pare che è quella di Komor, che dovrebbe essere di tipo normale, ma non lo sarà. Boh, potrebbe anche essere, ma non lo sarà. Intanto, visto che questi Pokémon qui non li ha randomizzati, quindi penso che siano proprio una cosa della ROM, probabilmente molto impossibile da randomizzare, e alcuni di voi si sono lamentati perché nello schermino qui non c'è Dodò, purtroppo. Gioketuber che mi ha fatto la grafica che vedete a fianco ha detto che comunque non ci stava bene effettivamente i colori di Dodò con questa grafica a fianco, diciamo che non ci stava parecchio bene. Quindi la zoccola qui ha catturato il gattino di merda e sì, ok, vai avanti per favore, lo so come si gioca a Pokémon. Avventuria bisogna andare. Ok, adesso vai e cattura tanti Pokémon. So. Ok, ma me la date le Pokéball tipo sta mignotta? Sì, me la date, minchia, 10. Ok, primo percorso. Qualcosa di figo! È lui! È lui! È tornato! Non lo uccidere, ti prego, Ken! È lui, raga. Noi non possiamo fare una Nuzlocke senza di lui. Lui ci ama. Lui è Swinob. È tornato. Sì, però fare il cattivo e farti catturare non scassarci la minchia. Dai su, joina la community di Dade. Uno, due, tre tocchetti. Vai così, Swinob è tornato. E lo chiameremo Blue Eyes, perché sì, dato che voi sapete che il suo soprannome è Blue Eyes. Blue Eyes. Ok. Madonna, sono contentissimo, cazzo. Non riusciamo a fare una Nuzlocke senza di lui. Ok, tipo che adesso qui mi esce il peggio leggendario. Non mi faceva schifo. Vabbè, raga, non è possibile che io registro e qua mi passa il Gesù sotto camera sul serio. Dai, qualcosa. Ancora lui. Boh, mi piace molto. Mi avete suggerito di catturare sempre il primo Pokémon del percorso, anche se mi fa schifo, e sì, rispetterò tutte le regole della Nuzlocke adesso, perché altrimenti qui ci moriamo malissimo, dato che voglio seguire la Nuzlocke in tutto e per tutto, e se mi muore tutta la squadra, raga, la serie finisce. Ma finisce proprio, cioè proprio che ci spaccano il culo e addio a tutti. Oh, però questo mi interessa. Pozione, buono, tutto è buono, devo pigliare tutti gli oggetti, tutto, non mi devo lasciare dietro... Niente, devo prendere tutto, devo completare il gioco al 100.000%. Cazzo, 100.000%. Perché non posso scappare? Ok. Effettivamente potevo anche non scappare, però vabbè. Io mi curo per sicurezza perché ho Swinub che è a livello 2 ed ha già metà vita per catturarlo. Scusate se alzo questa cosa, ma io mi devo. Ogni tanto io dovrei iniziare a mettermi il timer quando inizio a registrare, giusto per farmi un'idea delle registrazioni. Ok. La squadra è in forma, sì, ok, la mia casa è più avanti, ok. Ah, adesso se non mi sbaglio bisogna sfidare la scuola. Lui ha una scuola, se non mi sbaglio, eh. Ah, sì, infatti, ok, dobbiamo andare dal mio amico, che non mi ricordo come l'ho chiamato, Pippone. Percorso 20 si trova da quella parte, ma io devo andare prima nella scuola, che effettivamente non mi ricordo qual è, se non mi sbaglio, questa, vero? No, ho detto una cassiata incredibile, non è nemmeno quella, suppongo.
Mi hai già detto dove si trova il ricordamosso? Noi ovviamente, come mio... Ah, ma è qui, cioè, sono stronzo. Ah, devo andare al percorso 20. Ah, scus. Scus, amico. Ma tipo non c'è nessuno. Oh, finalmente. Tra l'altro posso catturare anche in questo percorso. È cambiato, percorso 20 questo. Bella. Naldino manda. Minchia, raga, qui si fa la storia di Arcanine. Dimmi che non ha. Ah, già, però. Questa è la storia di Arcanine proprio. Vabbè, raga, capite, no? Che è OP e che io non posso mai batterlo. E che pure se mi muore Blue Eyes non posso farci niente. E che me lo tengo lo stesso. Questa qui. Cioè, io rivedo la storia di. Di coso. Cioè, è tornata proprio la storia di. Facciamo una cosa, aspettate 5 minuti, me li porto tutti e due a livello 10 e poi vado a fargli un culo così. Aspettate, ci si becca tra proprio 5 minuti esatti, se non di meno, il tempo di portarli tutti a livello 10, magari più di 5 minuti. Tra poco, qui non mi ricordo qual è mai il tasto della pausa, quindi aspettate, aspettate, spacco il culo. Ok, rieccomi, sono pronto a spaccare il culo. Li ho portati tutti e due a livello 11 e... Il nostro Blue Eyes ha imparato Polneve, quindi bravieri. È giunta la tua ora. Mi dispiace un sacco. Comunque voi direte, come cazzo hai fatto a portarli l'11 a così poco tempo? Praticamente gli starmi ti danno un sacco di esperienza, soprattutto dato che sono la forma evoluta e noi siamo un Pokémon stadio. Cioè, ho beccato un bordello di esperienza. E andiamo avanti. Ok, il primo è andato, non l'ho tolto per ovvi motivi, cioè perché lui era troppo OP. E basta, cioè questa qui è stata l'unica volta dove io non ho posato i Pokémon. Per il resto, da qui in poi, parte la vera sfida. Che cazzo, però tutti i Pokémon evoluti mi escono. E basta, su. Prepotenza, pure. Però noi abbiamo sempre Polneve. Tra l'altro non so perché c'ho Blue S davanti, vorrei mettere... Infatti adesso lo levo, metto Torchic. Azione, mi fai un pompino così proprio. Intanto ho visto erba, quindi... Erba. Quindi adesso... La freddura, non è vero, cioè ho credo di avere un pezzo di cacca così nel naso, non è vero, ovviamente devo soffiarmi il naso dopo, basta. 84, bella, ok, facciamo S, Pokémon, pigliamo Ken, lo ordiniamo e lo mettiamo di qua, bella, ok, no, mi serve dopo. Ok, pigliamo questa, non voglio perdermi niente, poi sfidiamo quello lì e catturiamo. Di lusso! Di lusso! C'è andata di lusso! Braciere perché sono sicuro che non lo uccido. Perfetto. Poi, ti prego, Pokéball, fai il tuo dovere. Please, please, cazzo, se abbiamo solo... Abbiamo un Pokémon acqua psico. Uno, due, tre. Sì! Vai così! Vai così! E questo qui... Lo chiamiamo... Lo chiamiamo... So... Sì... Sì... Qualcosa col mare. Sì che... Sì, sei a ship, così a caso proprio. No... Sea... No, chiamiamolo Sia e basta, scusa, perché ci sto a pensare? Boh, vabbè, andiamo avanti. Il mio spirito combattivo ribolle. Spegnilo, zii. Cioè, una secchiata d'acqua... Minchia. Ah, però il caro Ken ha imparato Braciere perché lo impara al 10 proprio, se non mi sbaglio. O all'11, non mi ricordo. Ciao Megan, bella per te. Comunque, scherzavo, probabilmente arriviamo fino... Alla vecchia fattoria lì del percorso 20. Ah, ok, pensavo se fosse... No, non mi poteva uscire prima. No, cazzo, Feraligatr è lo starter mio preferito della seconda generazione, porco 2. Ok, ragazzi, fattoria. Catturiamo qui e poi stoppiamo. Qualcosa di figo. Oddio! 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 Non ce la farò mai, probabilmente butterò tutte e 8 le Pokéball, cioè. Buono riposo, si è addormentato, ci va di lusso, ci va di lusso,
ci va di lusso. Io gli darei una botta di graffio proprio. Non lo uccidere, ti prego, Ken. Oh, di lusso, di lusso. Di lusso. Ti prego. Ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Non abbiamo leggendario da Soul Silver. Uno, due, tre. No. No. No, no. 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 Ti prego. Ti prego. Ti prego. No, cazzo, no. Devo usare riposo, vai così, riposo, buono. Raga, lo voglio. Cioè, deve essere mio proprio. Minchia, si è ripreso tutto. Non deve svegliarsi subito, deve farsi tutti e 5 turni a dormire. Questo è il primo. Cazzo. Borsa. Pokéball. Pokéball, ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. No. Raga, io ho paura di attaccarlo, cazzo. Ti prego, dai. Dai, entraci. No! Che palle! Madonna. Lezzo, questo Mespit, lezzo. Raga, se finisco le Pokéball, cioè, l'ho pigliato al culo. Cioè, no, dai, ma che cazzo! No. 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 No, raga, no. Ci è andata male. Ah, aspetta, ma questo qui si combatte. Vabbè, finiamolo così l'episodio, vabbè. No, raga, ci sono rimasto malissimo, non potete capire. Pampur, che è culo io però, mamma mia. No, raga, c'è proprio... ci sono rimasto male, male. No, cazzo, raga, io non avevo un Pokémon leggendario in squadra che ho trovato per caso, Cioè, tipo, proprio in mezzo all'erba da Pokémon Soul Silver che avevamo Celebin in squadra. No, raga, ci sono rimasto malissimo. Ma vabbè. Lasciate un mi piace, condividete questo video, commentate se vi sta piacendo questa serie, se avete qualche, non lo so, qualche regola da suggerire, che non c'è impossibile, tipo trova tutti i leggendari, completa il Pokédex, no, cioè è impossibile con Randomizer. Intanto Valentino Rossi, sembrava strano che ancora fosse passato, quindi vi invito a lasciare un like, commentate, condividete, il vostro lato vi saluta e ciao a tutti ragazzi, wow!